Sì, grazie Paolo per le tue parole, grazie anche per l'organizzazione, naturalmente grazie anche a Marco per questo invito, al consigliere Rago. Allora, questa domanda è pertinente, opportuna in questo momento perché mentre stavamo parlando sono usciti i numeri che confermano e certificano diciamo, la sintesi dei risultati dell'export italiano, del Made in Italy del 2023. E come si cominciava ad intuire negli ultimi mesi, che nonostante ci sia stata una forte riduzione rispetto all'inizio 2023, si sono stabilizzati diciamo, allo stesso valore del 2022. Quindi stiamo parlando di 626 miliardi di euro. Ricordo che si era iniziati con un 10-15% di positività nei primi mesi del 2023, che poi, dopo molte altalenanze, molta volatilità, oggi finalmente abbiamo tirato un respiro perché abbiamo capito che siamo in linea con l'anno precedente. Però cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che non siamo ancora usciti dalla pandemia, in termini naturalmente economici, perché ci sono state delle conseguenze abbastanza importanti. Ricordo i valori dell'altalenanza, ma soprattutto del momento impossibile come valori da affrontare della logistica, soprattutto verso l'Oriente e verso le Americhe. Ricordo container, io quella volta stavo proprio seguendo l'internazionalizzazione dell'azienda, container che costavano 10 volte tanto rispetto al valore normale, con dei prodotti che naturalmente potevano avere un'incidenza anche il 200-300% sul prezzo, quindi capite che andare all'estero con un prodotto che costava così tanto diventava molto difficile. Dopodiché c'è stato il tema dei conflitti bellici che ha fatto impennare prima avere delle scarsità delle materie prime e poi impennare i loro costi e quindi riuscire ad arrivare ad essere al livello del 2023 è sicuramente un numero buono, importante. Ricordiamoci che il numero più importante e, consentitemi in termini poco professionali, più bello è che siamo comunque il 30% sopra i numeri del 2019. E questo ha fatto capire molto del Made in Italy. Prima di tutto il risultato lo hanno fatto gli imprenditori, cioè gli imprenditori che non hanno mollato un secondo il loro piglio, scusatemi se dico questo, nel mercato, perché lockdown, costi, aumento di costi, tutte le difficoltà che ci sono state hanno continuato a fare una pressione sui mercati e sui prodotti che è stata importantissima, da cui passa naturalmente anche l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo che in questi 3 anni è stata accelerata anche dall'avvento delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale che stanno cominciando ad entrare in tutte le fasi del processo aziendale, che quindi diventano una nuova sfida che, se noi non portiamo avanti in modo importante, creeranno una differenziazione tra Made in Italy e il resto del mondo che potrà essere positiva se cogliamo la sfida o anche negativa se non la cogliamo. Detto questo, un plauso da più punti di vista. Cosa ci aspetta nel 2024? Questo adesso lo vedremo perché dipende da tanti fattori. Abbiamo visto una Germania, ma non solo Germania, Francia e anche Stati Uniti che stanno calando, Germania e Francia a doppia cifra, solo su dicembre circa un 10 punti percentuali, dicembre 2023 circa 10 punti percentuali di calo, gli Stati Uniti sono circa un 6% di calo. Quindi questi sono valori, diciamo, più macroeconomici che, per quanto noi possiamo fare, come diceva prima anche un altro relatore, sono gli interventi di quelli, diciamo, più massicci, tassi di interesse, piuttosto che altro tipo di interventi che possono invertire queste tendenze importanti. Quello che noi possiamo fare è continuare a spingere sul commercio estero per quanto riguarda l'ICE. Gli strumenti che ha la Farnesina, soprattutto, sono quelli, diciamo, operativi, sono Cassa Depositi e Prestiti, SIM e SACE, insomma quello che viene chiamato sistema paese. Però vengo a quello che possiamo fare noi come ICE. Io quando sono arrivato naturalmente conoscevo poco il
il settore del pubblico, quindi gli strumenti che c'erano a disposizione per il pubblico, e arrivando dal privato mi sono fatto tante domande e ho anche sospeso il giudizio, e ci sono molte proposte per poter migliorare le cose, ma naturalmente mentre nel privato puoi entrare in azienda e in 2 giorni cambiare le cose, quando lavori nel pubblico ci sono dei processi più lunghi e più prudenti anche, se possiamo dire, per farlo. Però devo dire che ho trovato una struttura che è molto, che funziona bene, una struttura con delle persone molto capaci, che sono quelle che fanno veramente la differenza. Forse possiamo mettere un po' mano, stiamo mettendo un po' mano alle priorità, perché quando ci siamo insediati, diciamo, insediati forse è la parola sbagliata, ma quando è stato avviato questo nuovo ciclo, la domanda che è stata fatta soprattutto dal ministro Tajani, che ha molto a cuore il discorso della diplomazia della crescita, è stato: il nostro obiettivo sono quei 626 miliardi di euro di cui abbiamo poc'anzi parlato, come facciamo a farli crescere? Ecco, quello che fa l'ICE, non proprio sotto gli occhi di tutti, perché dobbiamo andare all'estero, nelle fiere, a vedere quello che succede operativamente, quindi bisogna essere verticali e avere l'operatività per poterlo vedere, e di continuare a creare delle occasioni di sviluppo, occasioni di contatto, occasioni di acquisto da parte di compratori esteri sui nostri clienti, sui nostri imprenditori. Come lo facciamo? Noi lo facciamo tramite la creazione delle collettive all'estero, dove portiamo tantissime aziende. Noi facciamo 260 collettive all'estero ogni anno. Sembrano poche, vi assicuro che sono tantissime, dove si creano più di 15.000 occasioni di esposizione anche dei nostri imprenditori. E in Italia invece portiamo i buyer, i cosiddetti buyer, gli operatori, che sono quelli che vengono a vedere, acquistare il nostro prodotto. Nel frattempo facciamo quella che si chiama promozione, quindi io agevolo la promozione, quindi racconto il Made in Italy e poi porto gli stranieri ad acquistarlo. È una sorta di marketing, se vogliamo, di un'azienda, la promozione. Ecco, questa è una cosa che funziona, sulla quale dobbiamo accelerare. Abbiamo invertito la tendenza che voleva abbandonare un po' i poli fieristici, perché soprattutto durante le fiere, durante il lockdown, durante la pandemia, abbiamo visto che erano stati messi un po' in discussione. Oggi invece stiamo reinvestendo su questi strumenti, che sono quelli che veramente riescono a sviluppare il commercio all'estero. Quindi, riassumendo, gli imprenditori sono quelli che vendono, e vendono anche se non c'è il sistema paese amplifica quello che viene fatto. Tante volte non ci si rende conto delle cose finché non vengono a mancare. Se io dovessi togliere il sistema paese, toglierei quello che è l'incubatore di tantissime aziende che possono andare a vendere all'estero. Prima era stato detto, si era stato parlato delle fasi dell'internazionalizzazione all'inizio del convegno. Noi siamo specializzati, o noi ci concentriamo soprattutto sulle attività che vengono fatte per le piccole e medie imprese che non sono ancora andate all'estero, o per le grandi imprese che non sono ancora andate all'estero, soprattutto in alcuni stati. Io faccio sempre questo esempio: se noi prendiamo una piccola e media impresa, di solito si può trattare di un'impresa che ha 20 dipendenti. In questi 20 dipendenti almeno 10 fanno produzione, almeno 5 possono fare amministrazione, qualità e quant'altro, altre funzioni, e poi c'è l'imprenditore che va a fare il commerciale. Il commerciale è l'ABC dello sviluppo. Se io non vendo, non sviluppo. Immaginate il commerciale, il primo passo è prendermi un altro commerciale, quindi l'imprenditore delega la parte di vendita e normalmente lo fa in Italia. Quando devo andare all'estero, il mondo è completamente diverso, per cui o mi prendo un commerciale estero, e anche se mi prendo un commerciale estero devo avere delle linee guida, meglio una cartina geografica per ambientarmi in una nuova città. Questo è il ruolo che può svolgere l'ICE per assistere queste piccole imprese che possono crescere. Noi diamo liste di clienti, noi diamo informazioni sulle problematiche doganali, certificazioni, e tutte queste tematiche sono quelle che gli imprenditori e le aziende normalmente, quando sono di questa dimensione, non conoscono. Poi più ci spostiamo verso la grande impresa, più ci spostiamo verso il B2B o B2G, quindi con il governo, più il testimone, secondo me, è naturalmente passato verso la diplomazia, quindi verso le ambasciate, i consolati e quant'altro.
E su questo noi stiamo spingendo molto, e quindi le dico 626 miliardi di euro di fatturato all'export nel 2023 sono comunque un buon risultato guardando cosa abbiamo attraversato, considerato quello che sta succedendo in Germania, in Francia e quant'altro. Speriamo che il trend si inverta presto e abbiamo tutte le possibilità e le potenzialità per sviluppare un 2024 diversi punti percentuali in più rispetto a quello che stiamo vedendo oggi.